Benvenuti a tutti a una nuova puntata dell'Ingrediente Perfetto. Oggi ci troviamo al ristorante Marina di Nettuno Yachting Club. Andiamo in cucina dallo chef Pasquale Caliri che ci delizierà con un menù speciale. Ci troviamo qui con lo chef Pasquale Caliri, che è appunto un chef dell'ALMA, dell'Istituto di Gualtiero Marchesi, e diciamo che già da un anno che è entrato anche nella guida Michelin. Salve chef! Salve, buonasera! Qual è l'ingrediente perfetto che ha scelto? L'ingrediente perfetto è il cece. Chef Pasquale Caliri, sì. Ci spieghi un pochettino come funziona la prima ricetta, che parliamo appunto dell'antipasto. Sì, allora, siccome abbiamo nominato Marchesi, noi facciamo un omaggio a Gualtiero Marchesi. È un piatto che ho già, diciamo, in carta ristorante, ed è un dripping. Il dripping è una tecnica pittorica mediante la quale si ottiene un'opera d'arte schizzando dell'inchiostro su una tela bianca. Come un quadro. Quindi noi adesso faremo un quadro. Si chiama Omaggio a Marchesi perché Marchesi lo fece con la maionese. Okay. Io invece lo faccio con l'ingrediente. Perfetto. Ecco, questa è una semplicissima passatina di ceci, che andiamo poi a stendere sul piatto. Abbiamo detto che dobbiamo formare una sorta di tela, no? Gli altri ingredienti sono i colori. I colori sono pesto di basilico, nero di seppia e salsa di pomodoro. Gli ingredienti sono gamberetti di nassa, cozze e vongole. Esattamente. Abbiamo i nostri frutti di mare sbollentati. Noi li mettiamo in ordine sparso. Ok. Perché ci piace la confusione. E anche un esercizio divertente, no? Poi che cosa accade? Prendiamo il nostro inchiostro e andiamo a schizzarlo sul piatto come se dovessimo sporcare la tela. Si fa un artista americano che si chiama Pollock, il quale schizzava appunto la tela con valanghe di inchiostro fino a creare dei disegni. Ecco qua, mettiamo anche un po' di fiori eduli che servono a darci un attimo di colore. Ora, quando assaggi, giustamente si creano anche dei movimenti di colore. Iniziamo adesso con la preparazione del primo piatto. Sì, sempre con l'ingrediente perfetto. Ok. Quindi deve essere un piatto perfetto. Certo. Allora, questa volta usiamo la farina di ceci e facciamo un raviolo. Quindi quello che andiamo a fare adesso sarà un piatto gluten free. Quindi per i celiaci, per gli intolleranti è un bel piatto. I celiaci che ci seguono sanno che con la farina di ceci, così diciamo nuda e cruda, è un po' difficile fare la pasta perché non lega. C'è una tecnica per rendere la farina di ceci lavorabile. Si prende la farina di ceci e la si mette in una teglia e la si inforna per 3 ore a 90 gradi. All'interno della viola mettiamo dei gamberetti, li tagliamo in maniera assolutamente grossolana, gli aggiungiamo un pizzico di mascarpone. Antonio, che è il nostro raviolatore di fiducia, mette questo impasto in un sacco a poche. Avete visto? Il mascarpone è proprio pochissimo. Sì. Perché noi vogliamo sentire il gusto del gambero. Nella concezione di Marchesi di cucina, i gusti devono essere abbastanza netti, separati, divisi. Il raviolo è pronto, passiamo al condimento.
Sì, il condimento anche questo è abbastanza semplice. Faremo un burro nocciola, che è un burro che si usa nella cucina classica, nella cucina francese, si chiama burro noisette, e in sostanza è un burro che cuoce fino a diventare. Fallo tu il burro nocciola. Non sono in grado. No, prova. Ora guarda, ti dico io come fare. Allora metti il burro, perché poi a casa tu farai il burro nocciola. Ok, vediamo. Allora, vai, versa il burro. Il burro normale. Sì, questo è il burro normale. Lo facciamo fondere. È un processo che dura qualche minuto. Poi inizierà lentamente a caramellare. E questo infonde al burro un aroma molto molto particolare. Si chiama burro nocciola perché il burro a questo punto comincia a assumere lo stesso colore della nocciola. Passiamo all'assaggio. Sì. Abbiamo finito la prima parte del menù del pranzo di Natale. Bene. Ora poi inizieremo la seconda puntata con il cenone di Capodanno. Sempre con i ceci. Sì. Siamo qui in compagnia di Silvia De Domenico, che è sempre dietro la telecamera e non possiamo mai vederla. Ciao Silvia. Ciao Letizia, finalmente passo da questo lato, ma solo per fare gli auguri a tutti i nostri lettori, a tutta la redazione, alla direttrice Rosaria Brancato e anche all'editore Pippo Trimarchi. Auguri a tutti, auguri buon Natale, e buon Natale. E ci vediamo alla prossima puntata per il prossimo ingrediente perfetto. Ciao.